in consulenza legale gratuita, che di questi tempi, come l'avvocato può confermare, non è poco. Avvicinatevi senza timore. Vedi? Esatto. Allora, io direi di partire. Faremo un laboratorio molto interattivo, come si dice sempre. Insomma, stavolta lo faremo ancora di più. L'idea di questo laboratorio, quando è stato pensato per il Festival del Giornalismo, era di dare degli strumenti per l'accensione di una web TV in un'ottica social. Quindi quali sono i passi da seguire per l'apertura di un canale di comunicazione dal basso? E vi vorrei ricordare anche che poi nel pomeriggio con Luca De Biase presentiamo il nuovo rapporto Netizen, che è il rapporto annuale sullo stato di salute delle web TV e dei media digitali. Credo alle 14 o 14.30, e vi anticipo già subito che non è uno stato di salute ottimale, insomma, poi ne parleremo nel pomeriggio anche con Luca, ci sono comunque delle difficoltà legate a sostenibilità e quindi per la prima volta dopo tanti anni c'è una flessione del numero di antenne che nascono rispetto a quelle che invece chiudono. Perché comunque ci sono problemi anche nelle imprese di comunicazione territoriale, a fronte però di alcune che si rafforzano e che nascono come consorzi di canali di web TV, e racconteremo qualche caso di successo. Allora io vi farei una... così, io parlerò un po' del percorso di accensione di una web TV più da un punto di vista così editoriale e di creazione, e poi con l'avvocato Guido Scorza parleremo anche un po' di quegli aspetti importanti legati alla regolamentazione, che poi sono spesso oggetto anche di attenzione da parte delle stesse web TV. Io mi presento, sono Giampaolo Colletti, ho fondato nel 2004 un osservatorio legato alle web TV e ai media dal basso, si chiama altratv.tv. L'osservatorio monitora tutte quelle forme di canali più strutturati, noi li chiamiamo antenne perché sono sia web TV che media digitali online, che nascono in Italia. Hanno una doppia anima, sono o molto verticali, quindi legati a comunità specifiche, community, quindi tematiche, piattaforme tematiche, oppure sono informative, geolocalizzate, territoriali. E il 36% delle antenne che monitoriamo sono verticali, il restante sono molto geolocalizzate, quindi informazione locale. Quando parliamo di informazione locale parliamo di informazione cittadina, talvolta anche di quartiere, nelle realtà più strutturate regionali. E quindi la fotografia è di questa rete che cerca nuove forme tra gli indipendenti, cosiddetti indipendenti, e i piccoli attori. Nel monitoraggio dello scorso anno Netizen eravamo 1455 realtà monitorate, tra cui anche 32 UniTV, web TV universitarie. Oggi pomeriggio ci saranno i nuovi dati, ma siamo intorno ai 1350, quindi c'è, come vi dicevo, una flessione del 7%, che poi è più grande nelle esperienze di web TV, perché per creare una web TV ci sono degli step ulteriori, diventa più complesso rispetto al classico portale di informazione o piattaforma di informazione territoriale. Questo è un po' il quadro. Noi come Altra TV abbiamo iniziato a realizzare le dirette a rete unificata nel 2010 e quindi uno stesso codice veniva condiviso su varie piattaforme, e poi sempre nel 2010 era nata una parte di attività legata un po' al parte istituzionale, che è una federazione, la FEMI, Federazione delle Micro Web TV, che poi è diventata Federazione dei Media Digitali Indipendenti, che diciamo si occupa di andare nelle sedi istituzionali, nei tavoli istituzionali, nelle audizioni in Agicom, come siamo stati, per presentare lo stato della rete, di queste antenne. Spesso su questi tavoli siamo andati anche con il nostro braccio, legale, per capire quello che stava avvenendo e per sostanzialmente presentarci, perché in alcuni contesti come Agicom le esperienze delle web TV dal basso non erano neppure conosciute, quindi abbiamo cercato anche di presentare questo fenomeno. Vi ho portato una presentazione giusto per darvi un quadro, poi vi farei vedere qualche video, però prima di farvi vedere questo passerei poi la parola a Guido anche per raccontare un po' gli aspetti legati proprio agli step.
per l'apertura di un canale di social TV con tutto quello che ne consegue. Quindi in questa ora di chiacchierata parleremo di alcuni elementi legati più alla regolamentazione come copyright, però cercheremo di capire anche il ruolo delle community che si stanno sviluppando per l'apertura di un canale di web TV e tutta un'attività di social commerce che spesso queste piattaforme iniziano a instaurare, perché le web TV in realtà cercano nuovi canali di sostenibilità e lo fanno utilizzando alcuni social network, tra questi uno in particolare sulle esperienze verticali che è Foursquare, ma anche di questo ne parleremo tra poco. Vi faccio un quadro dei numeri, non sono numeri che fotografano con un aggiornamento attuale la situazione, perché questi numeri li avremo nel pomeriggio, però in definitiva vi volevo far vedere come c'è da quando noi abbiamo iniziato il monitoraggio nel 2004 un tasso di forte crescita esponenziale di queste esperienze di web TV territoriali e verticali, un tasso di crescita che arriva lo scorso anno a mappare 642 web TV, quindi 642 esperienze nate in vari contesti territoriali. E se andate su altratv.tv trovate una mappa che da alcuni mesi è fortunatamente anche visibile su smartphone e su tablet, quindi non è in flash, abbiamo superato anche questo ostacolo, so che tante web TV ce l'avevano richiesto, e potete anche seguire queste web TV e monitorare il loro palinsesto. Vado avanti dicendo che in realtà queste esperienze sono legate alle dirette che avvengono sul territorio, quindi dirette sempre più sostenibili perché si abbattono come costi di produzione e di distribuzione. Soltanto nel 2011 il 15% faceva live streaming sul territorio, sono cresciute di molto nello scorso anno e oggi presenteremo i dati appunto attuali. Come vedete queste web TV non sono più soltanto su piattaforme chiuse, quello che veniva chiamato una volta il giardino chiuso, cioè il proprio sito web, hanno sempre una declinazione personale molto connotata, un punto it, un punto tv, quindi hanno un'area, una propria piattaforma, però in realtà oggi dialogano più che mai con social network e decidono di investire sempre di più anche nel mobile e quindi anche con app dedicate. E questo dato, poi vi rimando all'aggiornamento di oggi pomeriggio, è in fortissima crescita. Di queste 642 web TV, l'88% ha una declinazione social su Facebook, molte utilizzano il portale di video sharing YouTube, alcune anche Vimeo, una percentuale molto più piccola, e poi in molte hanno cresciuto l'importanza e il ruolo di Twitter. Foursquare c'è ancora un timido 12%, ma chi lo utilizza anche proprio per fini commerciali, e quindi accanto a campagne ad hoc da fare con esercenti del territorio, piccole e medie imprese del territorio, ci sono figure di social media specialist o social media manager nella squadra della web TV per la gestione di queste specifiche campagne. Anche il dato dei device mobili è paradossale, un 2%, quindi timidissimo, nel 2011-2012 questo 15%, e vi anticipo che qui il dato di oggi è molto più alto, siamo quasi al 50%, quindi in realtà si esce dal giardino chiuso e si utilizzano varie piattaforme e si rimbalza oggi anche sugli smartphone e sui tablet e sui device mobili, insomma. Contenuti, vi avevo detto i canali verticali, 26% di queste web TV si dedica ai canali verticali, quindi in realtà tematiche, alcune di successo, ve ne dirò alcune da andare a vedere, un 37% informazione territoriale, un 32% promozione del territorio, spesso con finanziamenti pubblici anche europei. Tre esperienze che vi cito su questi tre esempi, canali verticali, noi spesso ricordiamo Board TV, una web TV del Modenese che è nata con un piccolo finanziamento, oggi fattura quasi 1 milione di euro, una realtà strutturata dedicata agli sport estremi, quindi intercetta diciamo campagne pubblicitarie molto mirate, adesso anche una concessionaria di pubblicità realizza web serie proprietarie, quindi insomma ha avuto tutto uno sviluppo. Noi tra i canali verticali poi abbiamo iniziato a monitorare anni addietro anche giallozafferano.it, che voi sicuramente conoscerete, comunità verticale, 455 blogger attivi, tutto è nato da Sonia Peronaci nella cucina di casa sua facendo ricette, quindi una comunità molto specifica, e poi è entrata nella galassia Banzai ed è diventato un caso di successo.
Sulla promozione territoriale ci sono molte esperienze, vi cito quella di Mia Sorrento, nata a Sorrento dalla comunità alberghiera, che realizza una web TV con contenuti realizzati dagli stessi clienti degli alberghi, che postano questi video, quindi multilingue, anche per pubblici stranieri che poi vanno su questa piattaforma e vedono Sorrento però raccontata dagli stessi turisti. Sull'informazione non possiamo ancora adesso non citare un caso di grande successo che è Varese News. Immagino che molti di voi lo conoscano, che è l'esperienza territoriale di maggior successo in Italia, un consorzio di una ventina di giornalisti, molte donne giovani a Varese, con numeri molto rilevanti, tutto misurato con Audi Web, quindi monitorato. Da Varese News è nata un'esperienza che poi magari riprenderemo nel corso di questa ora, che si chiama lombardianews.it. Un consorzio, lo citavamo prima oggi nell'incontro con Piero Gaffuri, un consorzio di 13 web TV lombarde, una per ogni provincia, che si sono aggregate, hanno creato una vera e propria impresa di comunicazione, informano dai vari territori, aggregano le notizie, ma la forza è molto maggiore rispetto all'efficacia della singola web TV. Per chi volesse aprire una web TV o comunque un canale di informazione, un'impresa di comunicazione territoriale, la strada è anche il consorziarsi con realtà similari nei vari territori e creare una vera e propria piattaforma, un aggregatore di notizie. Andate a vedere Lombardia News perché è ancora in fase beta, ma è un'esperienza di grande successo. Le redazioni restano autonome, capofila è sicuramente Varese News, ma ci sono altre realtà di informazione che fanno parte, vi dicevo, sono 13 attori. Mettere attorno a un tavolo 13 attori in un contesto regionale non è semplice, ma può essere un modello di successo. Ah, ecco, questo poi è il tema della sostenibilità economica, come campare con la web TV. Ci sono anche un paio di passaggi nelle slide successive, però guardate, un 34% fino all'anno scorso attingeva a finanziamenti legati alla pubblica amministrazione. In soldoni sono i consigli regionali, i consigli provinciali, finché ci sono, ma penso che ancora dureranno per molto, non è vero avvocato? Quindi forse, però è anche vero che i cordoni della borsa si sono molto ristretti, quindi nel nuovo monitoraggio che presentiamo oggi pomeriggio questo dato si flette e di moltissimo. Invece cresce il dato delle piccole e medie imprese, cioè le web TV guardano alle aziende del territorio, diventano dei traduttori digitali, delle agenzie, dei consulenti del territorio. Quindi accanto all'informazione verticale o territoriale, il consiglio che noi spesso diamo con le attività del nostro network, ma poi anche con la federazione, è di diventare dei consulenti territoriali per la comunicazione del territorio. Io cito spesso il caso di un'esperienza che è Centro Italia TV, che ha sede nelle Marche, che ha iniziato a lavorare con un'azienda che si chiama Indesit, molto conosciuta, e è andata a bussare alla porta, poi erano forse in fondo vicini di casa, e quindi alla fine un'azienda del territorio ha dato lavoro e spazio a una realtà di impresa di comunicazione vicina al contesto. Quindi insomma guardatevi anche intorno sulle eccellenze del territorio della piccola e media impresa. Poi c'è quel timidissimo 2% europeo, però è come nata in fondo Fuori TV, che è una web TV del modenese creata da dei ragazzi molto in gamba, due di loro adesso sono nella squadra di Report nella redazione di Bologna e hanno attinto a questi finanziamenti europei, mi sembra 88.000 euro in due anni per produrre una serie di contenuti video anche legati alle denunce del territorio. E l'esperienza è Fuori.tv, che è una web TV appunto del modenese. Davide Fonda è l'autore di questo esperimento. Sugli accessi andrei avanti, perché parliamo di accessi che non sono monitorati, quindi il tema delle metriche di rilevazione sono, diciamo, lasciano il tempo che trovano. Nel pomeriggio vediamo però come molti si stanno organizzando in maniera più dettagliata con AudiWeb, perché in fondo è quello che viene considerato di riferimento anche per gli investitori pubblicitari. Un dato interessante sono le squadre, i team, però anche qui abbiamo degli sviluppi nel pomeriggio, quindi io sui numeri, su questi ultimi numeri andrei avanti. Alcune slide sui trend che noi stiamo vedendo proprio emergenti rispetto al fare social TV e quindi imprese di comunicazione come web TV. Utilizzare i social network certamente, paradossalmente accanto a Facebook e alle fanpage, che in alcune realtà sono molto popolate, utilizzare Twitter, quindi questa modalità anche per raccontare quegli eventi live di cui si è moltiplicata la programmazione delle web TV. L'altro trend, oggi pomeriggio poi lo vedremo come si è maggiormente sviluppato, è l'utilizzo di Foursquare e di quei social
territoriali, geolocalizzati, che consentono di creare campagne mirate per le piccole e medie imprese del territorio, per gli esercenti, quindi lì davvero si diventa consulenti di comunicazione anche di realtà che magari non avrebbero le competenze per andare online e dialogare sui social network. Ultimo passaggio è il live streaming su YouTube senza dubbio e sui dispositivi mobili, molti hanno implementato le dirette sulle fanpage e questo consente di uscire, come vi dicevo, dal giardino chiuso, dal racconto di quello che avviene come web TV. Soltanto alcuni passaggi sullo scenario da cui noi siamo partiti nel lontano 2004 per monitorare queste esperienze di web TV, ma penso che lo scenario possa darvi qualche indicazione anche su come puoi realizzarle. L'idea, noi siamo partiti raccontando la personal TV, cioè ciascuno di noi avrebbe costruito un proprio palinsesto televisivo e una propria TV. Vedete che non è banale l'utilizzo di queste telecamere, che poi sono totalmente amatoriali o semiprofessionali. Ormai queste strumentazioni leggere fanno parte del bagaglio tecnico delle web TV. Poi c'è chi dice di utilizzare soltanto smartphone, di utilizzare iPhone, su questo poi possiamo aprire un ragionamento, non è propriamente così, però i costi tecnici si sono totalmente abbattuti da un punto di vista tecnico, sia per la distribuzione, che in alcuni casi è gratuita, sia per la produzione vera e propria. In questo caso qui ci troviamo di fronte a Michelino TV, Besozzo, Varese, una web TV creata da un gruppo di giovanissimi. Lì ci sono difficoltà legate alla banda larga che non c'è, un digital divide che permane, però insomma l'esperienza è interessante e di successo. L'altro milestone con cui noi siamo partiti è capire a livello così di fenomeno quello che avveniva in un territorio come specchio di un fenomeno poi più grande. La web TV serve anche a questo. La foto ritrae Napoli Est, che è un'esperienza creata da un gruppo di architetti nel napoletano, nell'area dietro la stazione Garibaldi, che hanno monitorato questa area, hanno denunciato quello che non andava, hanno fatto proposte concrete, avendo appunto il cappello di architetti, e alcune proposte sono state implementate. Un caso di successo che è stato presentato in varie parti in Europa e insomma poi alla fine come anche si può modificare lo stato delle cose attraverso la documentazione video. E l'ultimo passaggio è legato a un'esperienza che noi raccontiamo spesso, che è l'idea delle storie laterali, il racconto editoriale di queste web TV, che poi sono adesso social TV, nel senso che dialogano su social network e su device mobili, è quello di partire da storie laterali, quindi il racconto di quello che avviene, che non è raccontato dai media generalisti e anche dai grandi dai network televisivi locali, anche se sapete che le televisioni locali stanno piano piano ai noi chiudendo, quindi non svolgono più quel ruolo di palestra per molti giovani. Qui siamo di fronte a 8 documentaristi di Torino che hanno raccontato quello che avveniva nelle tendopoli aquilane giorno per giorno, raccontando le storie dei cittadini, quindi una modalità di racconto totalmente laterale e coinvolgente, perché hanno vissuto nelle tendopoli, e poi questa webserie è stata anche premiata ed è ancora riprogrammata oggi a distanza di alcuni anni da Al Jazeera English alla domenica sera, quindi forse l'avrete vista nel canale in lingua inglese di Al Jazeera. Non ha trovato acquirenti italiani, ma poi è riuscita ad avere questo palcoscenico e questa attenzione. Vi ho portato alcuni video da far vedere e poi ci sono 7 passi che noi abbiamo individuato nella creazione di una web TV. Passo a farvi vedere un video e poi cedo la parola invece a Guido, che da anni ci segue su questi temi di regolamentazione o quant'altro, perché poi diventano centrali nella realizzazione di un progetto di web TV. Anzi, io farei una cosa di questo tipo: mi cerco il video su YouTube, perché tanto è connesso all'online, e passo intanto a te, Guido, la parola. Nei 7 passi noi troveremo proprio il passaggio importante di come realizzare una web TV cercando di barcamenarsi nella giungla così anche di aspetti legali, normativi, regolamentatori a cui in qualche modo rispondere. Allora, intanto grazie Giampaolo, grazie agli ardimentosi che sono qui, insomma un giorno festivo, mattina presto, e tra l'altro decentrati rispetto al cuore del festival che è su in centro, ma appunto l'informazione non è mai stata una cosa semplice per nessuno. Io parto dal 11 febbraio del 2013, le dimissioni del Papa. Parto da lì perché nella realtà è un
un evento dal mio punto di vista eclatante e sintomatico al tempo stesso di quanto il contesto della informazione si sia profondamente trasformato e di quali spazi quindi si siano aperti anche per le web TV e con quali poi difficoltà. Questa è la nostra sfida dal punto di vista normativo. Vorrei, cosa difficile per un avvocato, parlare il meno possibile ed espormi poi eventualmente al fuoco incrociato delle domande. Ritornando a quell'11 febbraio, in realtà c'è una giornalista professionista di un'agenzia che raccoglie per prima quella notizia, che coglie per prima quella notizia, perché in realtà era assolutamente alla portata di tutti, e innesca un meccanismo nel quale il giornalismo professionistico è quello dei media mainstream e quello invece cosiddetto dal basso, ma insomma con formula che probabilmente ormai è anch'essa superata dai tempi, si iniziano a mischiare in maniera praticamente inscindibile. Il lancio di agenzie è ripreso da Twitter, da canali non ufficiali. Un istante dopo cominciano a moltiplicarsi in rete i tweet, così come i video che spesso in maniera satirica tra l'altro raccontano quello che sta accadendo. Non nascono nello spazio di pochi minuti dei blog verticali intitolati alle dimissioni del Papa, e naturalmente, come dire, YouTube diventa maniera rapidissima la fonte, una delle fonti principali di informazione. Abbiamo la stessa notizia, evento planetario, che è data da chi fa giornalismo per mestiere, da chi ha scelto di fare per mestiere l'editore, da chi ha scelto di informare per diletto o per passione, e dai cosiddetti nuovi editori digitali, chi inizia a muovere i primi passi in un mondo che sino a ieri è stato appannaggio esclusivo di realtà professionali. Perché questo è un dato importante? Questo è un dato importante perché l'intero sistema normativo è sfortunatamente costruito sull'editore professionista e sul giornalismo professionale, che significa che in realtà abbiamo un impianto normativo che è tarato su chi ha scelto di fare informazione o intrattenimento attraverso il media mainstream per mestiere, disponendo quindi, per quanto a noi interessa in questa chiacchierata, di risorse economiche e umane evidentemente importanti, e soprattutto di una organizzazione di tipo imprenditoriale. Questa qui è la realtà che abbiamo di fronte, tanto che ci confrontiamo, come dobbiamo fare tra poco, con la disciplina sull'editoria, tanto che ci confrontiamo con la disciplina sul diritto d'autore, quanto che lo si faccia sotto il profilo del rapporto tra privacy e informazione, tanto che si guardi ai famosi contributi all'editoria. Il riferimento, il parametro assunto a riferimento dal legislatore nel dettare le regole della informazione e dell'intrattenimento attraverso il canale televisivo, in particolare per quello che ci riguarda, è sempre e comunque quello di tipo imprenditoriale e professionistico. Cosa accade nel momento, ed è esattamente questa stagione, nel quale quelle stesse attività che sino a ieri, per modo di dire, ma in Italia è davvero ieri, sono state appannaggio esclusivo di realtà imprenditoriali, vengono svolte in una dimensione un po' meno imprenditoriale o addirittura assolutamente amatoriale, e evidentemente però raggiungendo almeno in potenza un pubblico che è assolutamente analogo, coincidente, sovrapponibile a quello raggiungibile dal media mainstream. Iniziano inesorabilmente una serie di frizioni. Diciamo che la frizione, tra virgolette, più evidente la si registra qualche anno fa, nel momento in cui l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni
in attuazione di una disciplina nazionale che a sua volta attuava una disciplina dell'Unione Europea. In Italia il riferimento era al cosiddetto decreto Romani, il testo di legge attraverso il quale, come per incantesimo, si trasforma il vecchio testo unico sulla radiotelevisione, le norme che dettavano nel loro insieme le regole per fare televisione in Italia, in testo unico sui servizi di media audiovisivi. Per cui, come dire, avviene lì nel 2005 per legge una parificazione tra chi ha un'antenna e una televisione che poi trasmetta per digitale terrestre, per satellite o via internet, o all'epoca in analogico, evidentemente è un incidente, e chi viceversa decide di aprirsi la sua web TV. Agicom si avvicina, ha a quel tempo come missione quella di dettare le regole di attuazione di questa disciplina, sostanzialmente conoscendo l'universo delle web TV, ha come prima tentazione quella di dire: vabbè, a me come tu produca i contenuti e come tu li trasmetta non me ne frega assolutamente nulla, di fatto sei anche tu una televisione, ragion per la quale ti applichiamo le stesse regole. Applicare le stesse regole significava in quel momento, per quelle che erano le regole in divenire, che se io volevo aprire una web TV, se io volevo iniziare a fornire servizi media audiovisivi, per dirla in giuridichese, avrei dovuto procurarmi una autorizzazione all'esercizio di questa attività. Un'autorizzazione in tutto e per tutto analoga all'autorizzazione che avrebbe all'epoca dovuto procurarsi, e si era probabilmente procurato l'editore di Italia 1, Canale 5 e Rete 4, piuttosto che di un'altra qualsiasi televisione nazionale o locale che fosse. Quindi in un contesto di quel genere, in realtà, le web TV sono ed è una stagione che probabilmente Giampaolo, Femi ricordano assolutamente bene, si aggregano e si preoccupano di andare a raccontare ad Agicom che in realtà il contesto mediatico nel frattempo è cambiato in maniera importante, e che l'intrattenimento e l'informazione attraverso il video non è più appannaggio esclusivo del professionista o dell'imprenditore, ma è alla portata di qualche click dal punto di vista almeno fattuale e tecnologico, perché si sono affacciate nel frattempo, e i numeri di prima di Giampaolo hanno dato il segno, una miriade di piccoli e medio piccoli content provider che utilizzavano il video per raccontare delle storie piuttosto che per intrattenere il loro pubblico. Punto di arrivo, che è anche il nostro primo passo per aprire una web TV, è che in realtà quella regola originariamente prevista, cioè bisogno di un'autorizzazione tanto che si voglia fare web TV, tanto che si voglia aprire il nuovo canale 5, viene sostanzialmente rivista e si fissa viceversa una regola un po' più ragionevole, sul principio possiamo sempre discutere, ma un po' più ragionevole, che dice: se non raggiungi 100.000 euro di fatturato nel primo anno, puoi iniziare ad operare semplicemente comunicando ad Agicom che stai iniziando ad operare. Quindi niente più bisogno dell'autorizzazione vera e propria, e quindi un primo, come dire, step per aprire la web TV. Che devo fare domani mattina? Beh, intanto devo comunicare ad Agicom che voglio aprire una web TV, identificare un editore, tra virgolette, un content provider per quella televisione. Un minuto dopo inizio ad operare. E questo è un primo step, ecco, in una nostra ideale checklist. Domani voglio accendere la mia web TV, che devo fare? Il primo interlocutore è certamente rappresentato dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla quale in questo momento devo semplicemente, tra virgolette, comunicare l'intenzione di avviare un'attività di questo tipo. Fosse così, sarebbe evidentemente facile. Nella realtà non è proprio così facile, ma diciamo che probabilmente con un po' di pazienza è accessibile. Step numero 2: sono un content provider, sono cioè un editore, per dirla per come lo dice il diritto. Il diritto c'ha sempre questo problema, soprattutto quando discutiamo di questa materia, che
si procede per categorie assolutamente rigide, quindi ogni volta che io faccio qualcosa devo chiedermi quel mio qualcosa a quale categoria corrisponde, a quale categoria giuridica corrisponde. Non c'è una categoria giuridica delle web tv, non c'è una categoria giuridica del content provider, che pure è espressione assolutamente diffusa, cioè viceversa una categoria giuridica è quella degli editori e degli editori evidentemente che utilizzano poi il video come sotto categoria. Se sono un editore, il mio secondo step deve essere evidentemente quello di andare a registrare il mio la mia edizione presso il registro degli operatori di comunicazione, quello che in genere si dice ROC, è un registro gestito dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. È un registro che ha, e qui come dire uno dei tanti paradossi della normativa della quale stiamo discutendo, la finalità vera di questo registro è quella di consentire all'autorità garante per le comunicazioni di fare di regolamentare la materia dal punto di vista dell'antitrust, cioè avere sempre una visione chiara di quali concentrazioni esistano nel mondo della editoria, insomma, il che fa un po' sorridere se poi si guarda al contesto reale, nel senso che esiste tutto un apparato normativo ed esiste un'autorità che dovrebbe preoccuparsi di evitare che si formino delle concentrazioni nel sistema radiotelevisivo, e siamo per eccellenza il paese nel quale le concentrazioni sono sostanzialmente la regola, non c'è oligopolio più forte rispetto a quello dell'informazione. E ovviamente in una situazione di oligopolio di questo genere la web tv nuova che si accende non è che sia in condizione di spostare dal punto di vista del mercato gli equilibri, quindi verrebbe da dire che mi registro a fare, come tra l'altro poi capita in maniera piuttosto diffusa nella prassi. Però insomma il secondo step, ecco, oggi ci stiamo preoccupando di dire anche dal punto di vista giuridico come accendo questa web tv, comunico ad Agicom, e il secondo step è mi registro presso il ROC come editore audio visivo. Anche qui è un adempimento, sì, per carità, burocratico all'italiana, nel senso che non lo realizzo tutto online e non lo realizzo in un istante, ma sostanzialmente è una comunicazione unilaterale, per cui è modulistica che riempio e che trasmetto all'autorità per le garanzie delle comunicazioni. E siamo, diciamo, al secondo passaggio per accendere idealmente la nostra web tv. Poi naturalmente c'è quello che è uno dei passaggi più delicati, perché ho acceso la web tv ma devo riempirla di contenuti, evidentemente devo riempirla di contenuti, e ho fondamentalmente due problemi: quali contenuti e soprattutto quali sono gli ostacoli giuridici nella produzione e pubblicazione del contenuto, e poi un istante dopo, un istante prima, dipende da se a muovervi è la passione o la ricerca del business o un mix delle due cose, devo anche interrogarmi però sul modello di business, cioè come sta in piedi questo prodotto, che sia informativo o che sia di intrattenimento, eccetera. I dati che Giampaolo ci ha già mostrato e quelli che comunque più o meno tutti quanti abbiamo presenti, non in termini magari numerici e di dettaglio, ma insomma in termini sicuramente approssimativi, sì, in realtà dicono che non c'è oggi un sistema per fare informazione o intrattenimento attraverso l'audio video e per mantenerla accesa questa web tv diverso dalla pubblicità, cioè una web tv verticale interamente di video on demand e a pagamento realisticamente non è ancora cosa italiana. Probabilmente ci arriveremo, ma non è ancora non sono probabilmente ancora maturi i tempi. Ma sulla pubblicità c'è un problema, e c'è un problema grosso, anche questo normativo difficile da superare. In qualche modo Giampaolo l'ho già lambito, naturalmente, perché quando lui dice Audiweb è il riferimento, ma in realtà qualsiasi altro riferimento io assumessi per andare a raccontare ad un investitore pubblicitario quanto è seguita o quanto è potenzialmente seguita, quanto sarà seguita la mia web tv,
non c'è nessun dubbio che quello strumento di misurazione è uno strumento di misurazione tra virgolette puntuale, ovvero uno strumento di misurazione che conta in maniera per l'appunto puntuale quanti accessi, quanti visualizzazioni, su quale video, in quale momento della giornata, in cui, come dire, c'è poco spazio per la statistica e tantissimo spazio viceversa per l'analisi dei dati. E allora questo è il tema in realtà, perché io prendo questi risultati di una misurazione puntuale, di una misurazione bit per bit e secondo per secondo nell'intervallo della giornata, me ne vado dal mio potenziale investitore pubblicitario, dall'agenzia che raccoglie e rivende pubblicità sui diversi canali media che esistono, e mi ritrovo con i miei numeri puntualmente modesti, confrontati e rapportati viceversa ad un universo di altri numeri che sono quelli dei media mainstream, il giornale di carta, la televisione e la radio, che viceversa non hanno ad oggi strumenti di misurazione puntuale, ma hanno strumenti di misurazione di cui, nei quali si parte da una base matematica per fare un istante dopo una proiezione su base assolutamente statistica, per cui ti misuro 2000 persone davanti a un televisore, dopodiché ti racconto che in realtà il programma si può presumere essere stato seguito da 2 milioni di persone, e allora è ovvio che qui, come dire, è il male della, dell'informazione, dell'imprenditoria in digitale della quale noi discutiamo, perché per l'investitore pubblicitario oggi realisticamente essere presente su un canale piuttosto che un altro, come dire, visto da lontano e per la scarsa conoscenza che ancora c'è del media digitale, è sostanzialmente la stessa cosa. Quello che va a guardare, la prima domanda che va a fare, ma quanti lo vedranno il mio spot, ma quanti sbatteranno il muso contro il mio banner, ma quanti leggeranno questo avviso. È ovvio che se dall'altra parte c'è un'agenzia, tra l'altro, come dire, questo è un altro grandissimo tema di mercato, no? Nel senso che questo non è paese per agenzie pubblicitarie indipendenti, questo è paese in cui più o meno ogni editore ha la sua agenzia, in cui esistono comunque interessenze economiche fortissime tra chi compra e vende spazi pubblicitari e chi fa l'informazione. Quindi se quell'agenzia gli dice che in realtà se mette un panino pubblicitario da 15 secondi, mezzo a Porta a Porta, intercetta 3 milioni di telespettatori, mentre se lo piace sul circuito di 30 web tv che in ipotesi è già una bella sfida, si sono messe tutte quante in fila, intercetta 100.000 utenti, quello dice, allora la pubblicità che però mi mandi sulle web tv e che mi fai raggiungere 100.000 utenti deve costare 10 volte, 20 volte, 100 volte meno rispetto a quello che sono disponibile a pagarti per il panino pubblicitario da 15 secondi. E quindi qua, come dire, ci sono due strade sostanzialmente all'orizzonte, a metà strada tra il diritto e il marketing. C'è una strada che dice bisogna riuscire intanto a far emergere la forza della targettizzazione del contenuto editoriale, e questo è ovviamente l'ambito di destinazione più naturale per le social TV delle quali discutiamo. Una cosa è dirti che se metti il panino pubblicitario da 15 secondi tra la prima e la seconda parte di Porta a Porta intercetti 3 milioni di telespettatori, dato Auditel, ma come dire, mischiati, distratti, intenti a far zapping, alcuni nel tuo target, quindi interessati a comprare quello che vendi, e altri completamente fuori target. Cosa diversa viceversa è dirti che sì, ne raggiungi solo 100.000, ma che io di quei 100.000 sono in condizione di dirti se hanno effettivamente una propensione all'acquisto di un'autovettura in quella specifica stagione dell'anno, o viceversa no. Quindi, come dire, intanto un primo dato è la forza dal punto di vista giuridico-economico di una social TV, a prescindere poi dalla modalità di attuazione, non può essere oggi nel dato quantitativo del target pubblicitario, ma nel dato qualitativo. E questo cosa significa? Beh, questo evidentemente significa che la preoccupazione dell'editore televisivo online non può non essere, dal giorno 1 di accensione di quella web
web TV, acquisire quante più informazioni possibili sui propri utenti, perché non è il dato dei visitatori unici che realisticamente ci consentirà di tenere accesa la web TV dopo che l'avremo accesa, ma è il dato viceversa relativo alle caratteristiche dei nostri visitatori. Se sono 1000, ma se sono 1000 appassionati di sport estremi, per stare all'esempio che faceva prima Giampaolo, realisticamente quei 1000 hanno un valore nella famosa coda lunga poi dell'investitore pubblicitario superiore rispetto ai 15 secondi a panino nella trasmissione porta a porta. Posso pensare che davanti al televisore, mentre ci sono le poltrone bianche di Vespa e i suoi ospiti ingessati, non ci siano proprio tantissimi appassionati di sport estremi, mentre realisticamente nei miei 1000 ai quali magari diffondo il contenuto attraverso una pagina social di Facebook, un canale di YouTube, il cui nome già evoca gli sport estremi, ho solo ed esclusivamente appassionati di sport estremi. E quindi, come dire, qui abbiamo evidentemente messo in fila intanto un terzo passaggio essenziale. Salvo che non sia io un filantropo dell'informazione, salvo che io non sia un passionario dell'informazione, che quindi, come dire, il modello di business è la mia ultima preoccupazione, a me interessa soltanto raccontare quello che vedo o ciò in cui credo, è ovvio che se il mio problema è anche quello di realizzare una nuova realtà imprenditoriale attraverso i contenuti digitali, il terzo step da mettere in fila è accordi pubblicitari. Da qualche parte in qualche modo devo realizzarli. È il consorzio delle web TV, cioè mettiamo insieme, ma anche lì non mettiamo insieme i nostri numeri, non mettiamo insieme i nostri visitatori unici, perché per quanto li mettiamo insieme resteranno sempre inferiori rispetto ai milioni misurati dall'Auditel per la televisione piuttosto che per la radio. Mettiamo insieme i nostri numeri in termini di visitatori e i nostri dati, cioè non solo quanti sono i nostri utenti, ma quali sono. Proviamo a creare dei cluster di utenti all'interno di consorsi di web TV, o piuttosto, posto che esistono, cerchiamo evidentemente di allacciare dei contratti con quelle agenzie pubblicitarie che meglio delle altre in questo momento stanno dimostrando di saper vendere la pubblicità sul web, perché è un lavoro completamente diverso da quello dell'informazione, e in realtà, come dire, difficilmente si è portati per far l'uno e per far l'altro, no? Per cui se a muovermi a fare una web TV è la mia passione per l'informazione o per il contenuto, probabilmente non sono poi il miglior venditore di me stesso, o viceversa. Quindi, come dire, il terzo step fondamentale dal mio punto di vista è un accordo di questo tipo. Dopodiché ci avviciniamo alla produzione del contenuto. Diciamo che idealmente a questo punto so di quanto disporrò dal punto di vista economico, perché ho scelto di scommettere X, o perché mi sono fatto il mio business plan per il primo anno di attività e mi sposto verso la produzione del contenuto. Qua, come dire, dobbiamo raccontarcela in maniera chiarissima. Il primo problema è purtroppo, o uno dei più rilevanti, è purtroppo rappresentato dal diritto d'autore. Una bellissima parola, una bellissima disciplina dal punto di vista del principio, l'unica forma di proprietà del secolo a venire, di quello che in genere si chiama il secolo della rete, perché insomma se è vero che questa qui è la società dell'informazione, se è vero che è l'era dell'accesso, se è vero che è quella comunque della dematerializzazione del contenuto, è ovvio che la proprietà intesa in senso di possesso della cosa ormai è destinata sostanzialmente a essere una bestia in via di estinzione, quindi l'unica forma di proprietà è esattamente quella sull'immateriale, e d'altra parte è una forma di proprietà con la quale, della quale l'editore di contenuti digitali non può che andar fiero, nel senso che ciò che rivende è esattamente proprietà intellettuale sul contenuto che produce. Quindi, come dire,
non possiamo nemmeno schierarci contro il diritto d'autore se l'ambizione è quella di essere editori digitali, perché è il nostro miglior alleato. Noi non abbiamo altro da vendere se non la proprietà intellettuale sui contenuti. Allo stesso tempo, complice una disciplina, quella italiana sul diritto d'autore, è datata 1941, quindi, come dire, per quanto modificata nel corso del tempo, per quanto abbia dato prova di essere incredibilmente elastica, è una disciplina di altri, è una disciplina di altri tempi, e quindi in realtà quella disciplina lì rappresenta anche il mio vincolo principale. Difficile immaginarsi un video che non abbia musica di sottofondo, difficile immaginarsi un video che non abbia o che non contempli il riutilizzo di un estratto di un altro video, difficile immaginarsi un video nel quale non ci siano delle immagini pescate in rete, no? Per mille e una ragione, a cominciare dal fatto che in genere il tempo che ciascuno di noi riesce a dedicare proprio al processo di produzione non è esattamente confrontabile con quello che ad un video della stessa durata viene dedicato in un media mainstream, e non ci lavorano lo stesso numero di persone, per cui spesso e volentieri è anche per far presto. Perché scegli quella base musicale? È la prima che più o meno mi sembrava starci bene che ho trovato in rete. Perché hai scelto di utilizzare proprio quella fotografia del personaggio del quale stai parlando? Ho lanciato una ricerca su Google Video, è la prima ad alta definizione che mi è venuta fuori, e così via. Insomma, potrei andare avanti all'infinito. E qui ci sono sostanzialmente due grossi problemi. Il primo: la rete si presenta come un supermercato di contenuti per il content provider, cioè chi deve produrre contenuti va a far la spesa delle materie prime con le quali produrrà quei contenuti in rete. Ma è un supermercato sostanzialmente curioso, perché è un supermercato nel quale 9 volte su 10 i prodotti sono esposti senza che nessuno racconti se è un prodotto in omaggio, se è un prodotto in offerta, se quel prodotto ha un prezzo e cosa ci posso fare con quel prodotto. Quindi qui c'è evidentemente un primo tema. La regola di diritto è esattamente opposta rispetto a quello che la prassi ti suggerisce, perché tu vedi qualcosa esposto in quantità abbondante, senza prezzo e senza cartellino relativo al proprietario di quella merce, sei portato, diciamo, in maniera quasi naturale, no? A pensare che sia semplicemente un dépliant da prendere o un materiale da prendere e da riutilizzare liberamente. La regola di diritto è assolutamente opposta, viceversa, perché qualsiasi contenuto astrattamente proteggibile con la legge sul diritto d'autore, che sostanzialmente significa qualsiasi contenuto di quelli che noi troviamo in rete, perché è sufficiente che ci sia un apporto creativo pari allo 0,000001, in realtà devo presumere che sia di qualcun altro. E non posso presumere, per il fatto solo che quel qualcosa, quell'oggetto digitale è reso disponibile in rete, che sia liberamente accessibile e riutilizzabile da parte di chiunque, e che quindi possa essere inserito nel mio processo di produzione dei miei contenuti. Vi sono delle ipotesi nelle quali però scelta una immagine da inserire dentro un video non è nemmeno questione di dire non l'ho capito subito. Se anche sei lì per mezz'ora di fila a cercare di capire a chi potresti rivolgerti per accedere a quel contenuto, comunque non c'è speranza di riuscire a interloquire, soprattutto in tempo utile rispetto alle tue esigenze di produzione. E però la regola resta sostanzialmente questa. E qui, quindi, come dire, c'è un primo step da tenere in considerazione in relazione alle cose sul diritto d'autore. Se la regola generale è che nulla di ciò che io trovo in rete, in termini di oggetti digitali, sia liberamente riutilizzabile,
posso scegliere se essere niente affatto pirata o quasi pirata, ovviamente assumendo poi una responsabilità per questo. Niente affatto pirata significa evidentemente che io, se riutilizzo un qualsiasi contenuto digitale, dovrei preoccuparmi di andare prima ad ottenere un'autorizzazione. Probabilmente la soluzione più semplice è quella di guardare a delle gallerie, ormai ce ne sono più o meno in tutte le direzioni, no? Ci sono gallerie di opere musicali, gallerie di immagini e gallerie di video, non necessariamente gratuitamente accessibili, ma che, siccome utilizzano formule di licenza, tipo le famose Creative Commons, se non altro l'autore, il detentore dei diritti, rende immediatamente esplicite le condizioni e le finalità per le quali quel contenuto può essere riutilizzato. Se ciascuno di noi seleziona una serie di supermercati preferenziali, che sono i primi nei quali va a guardare, dopo essersi appunto sincerato che non è detto che costino di meno o costino di più rispetto ad altri, ma che offrono la garanzia di dirmi in maniera trasparente ed immediata cosa posso farci con quel contenuto e quanto mi costa utilizzarlo, questo probabilmente è una prima soluzione. Anche perché al di fuori di questa soluzione, in realtà ogni riutilizzo ci espone evidentemente ad un rischio. Mi piacerebbe dire, per assurdo, che non è espone ad un rischio, ma che vi espone alla certezza di violare la disciplina sul diritto d'autore, perché questo semplificherebbe di molto, nel senso che io, se avessi davanti a me un contesto nel quale un'azione bianca o nera, è lecita o illecita, poi mi regolo di conseguenza. La realtà non è così, perché la realtà è che, quale che sia l'intenzione, la volontà del titolare dei diritti su quel contenuto, esistono una serie di ragioni che, per esempio, mi legittimano al riutilizzo della immagine del Presidente della Repubblica nel momento in cui inciampa salutando i corazzieri. Sì, probabilmente nell'immediato, inserita in un video nel quale racconto per finalità informative quel determinato episodio, devo ritenerla una libera utilizzazione, coperta appunto, garantita appunto dalla disciplina sul diritto d'autore. Ma quella stessa immagine, se montata poi dentro un video del genere paperissima, per intenderci, viceversa evidentemente perde quello scopo informativo, esce fuori dalla libera utilizzazione della quale stiamo discutendo, diventa il reimpiego di una fotografia che sarà stata scattata certamente da un fotografo e i cui diritti apparterranno certamente a quel fotografo o a un'agenzia, utilizzata per finalità di intrattenimento, e quindi o mi procuro l'autorizzazione o non posso evidentemente utilizzarla. È un esempio assolutamente cretino, però per dirvi che nella realtà il bianco e nero, dal punto di vista giuridico, quando parlo del riutilizzo di un contenuto in digitale, sfortunatamente non ce l'ho mai, e che quindi, anche quando vi do come suggerimento pratico quello di dire selezionatevi delle gallerie nelle quali il regime dei diritti sia almeno esplicito, mi rendo perfettamente conto che se poi seguiste sino in fondo questa indicazione, finireste con il tarparvi ingiustificatamente le ali, nel senso che in realtà c'è tanto altro in rete utilizzabile, ma in relazione a questo tanto altro, purtroppo oggi non c'è nessuno, avvocato bravo o meno bravo che sia, che possa dirvi: sì, la foto di Napolitano che inciampa la puoi sempre utilizzare, no, la foto di Napolitano che inciampa non la puoi mai utilizzare. Va sempre visto caso per caso, e ci inciampate davvero nell'errore voi, esattamente come il media mainstream, nel senso che tanto di ciò che viene riutilizzato dagli editori tradizionali, dai grandi canali, è assolutamente riutilizzato in maniera illecita. Non c'è nessunissimo dubbio, l'occhio attento da quest'altra parte lo coglie immediatamente. La differenza però è sostanziale, perché a voi una richiesta che vi venga fatta 15 giorni dopo che avete pubblicato il video su YouTube da parte del titolare dei diritti su quella immagine, e che vi dice: perfetto, l'hai pubblicata, ora rimuovila, e magari tu nel frattempo ci hai anche venduto della pubblicità vicina, in ogni caso, siccome ci hai fatto
qualche euro, quel qualche euro con tanto di interessi, perché potevi farci di più, male per te che ci hai fatto così poco, me li devi dare. Nel vostro modello di business lascia il segno, nel modello di business di Rai o di Mediaset, che si come dire, rubano reciprocamente contenuti in questa in questo approccio, evidentemente parte del rischio di impresa, e poi tra virgolette si rispettano, cosa che viceversa non possiamo aspettarcelo, no? Per cui loro tra di loro si rispettano, è prassi lo scambio di contenuti, verso i nuovi media è un po' meno prassi, infatti le azioni si moltiplicano, e quindi questo è evidentemente un altro aspetto assolutamente cruciale. Ogni volta che riutilizziamo un contenuto in digitale, chiederci di chi è e qual è il regime di riutilizzo scelto dall'autore. Dopodiché la scelta è consapevole, inclusa la scelta di dire: ho speso mezz'ora nel tentativo di ottenere di capire a chi chiedere un'autorizzazione, di ottenerla, non ci sono riuscito, mi faccio carico delle eventuali responsabilità, perché ritengo che tutto sommato sia utilizzabile per finalità di cronaca, e poi vado a vedere cosa accade. Voi tenete presente che in 6 mesi, il dato l'ultimo di YouTube ha ricevuto 1 milione nel mondo, ovviamente, ma 1 milione di richieste di rimozione di contenuti per violazione del diritto d'autore. Quindi questo sostanzialmente significa che è ormai una sorta di sport diffusissimo quello di chiederti di rimuovere, perché qui non c'è più spazio per la discrezionalità. Ieri i 15 secondi pubblicati dentro un video passavano assolutamente indifferenti, erano una forma di fair use non scritto, non codificato da nessuna parte, ma nessuno si sarebbe sognato di andare a chiedere a qualcuno di rimuovere 15 secondi dentro un video. Oggi sono intanto venute fuori delle professionalità nuove, che non hanno altra mission nella vita se non quella di andare a caccia di contenuti dei loro dante causa, di dire: guarda che tizio lo sta utilizzando illegittimamente, e quindi puoi chiedergli indietro qualcosa. E a prescindere da questo c'è il tema del bit, che è misurabile, per cui in realtà anche quei 15 secondi hanno un valore. Ieri quei 15 secondi non erano proprio prezzabili, non c'era nessuno che fosse in condizione di dire 15 secondi di un buongiorno di Bruno Vespa quanto vale. Oggi Bruno Vespa, davanti al suo buongiorno ripetuto 3 volte per far sorridere dentro un vostro video, vi chiede 7.000 euro senza che ve ne siete nemmeno accorti, e lo fa sulla base di un prezzario che, come dire, non tiene conto di quello che del contenuto del video, perché un secondo di Bruno Vespa è un secondo di un'azione non rilevante del campionato di calcio, della Coppa d'Africa, hanno sostanzialmente lo stesso valore, perché in realtà dal punto di vista dell'investimento pubblicitario, tanto cioè alla fine generano un tot di visualizzazioni. Quindi questo è un tema, come dire, assolutamente caldo. Siccome la più parte dei contenuti che realisticamente si utilizzano sono contenuti musicali, come dire, qui non siamo in un paese normale, siamo in un paese nel quale in realtà i contenuti musicali, i diritti sui contenuti musicali sono gestiti in maniera sostanzialmente esclusiva dalla SIAE. Siccome la SIAE è la monopolista di riferimento, è ovvio che avere una licenza per l'utilizzo dei contenuti musicali da utilizzare come base in una web TV è in Italia più facile che altrove, nel senso che non hai nessun imbarazzo, sai perfettamente a chi andare a chiedere questa licenza, perché c'è un solo soggetto che questa licenza ti può dare. Come però voi mi insegnate, almeno da aspiranti imprenditori dell'audio video, dove manca la concorrenza, evidentemente i prezzi salgono, e quindi siccome i prezzi salgono e siccome chi vende non deve preoccuparsi di vendere, perché non si può che acquistare da lui, la realtà ben nota all'universo Femi e a Maria Alessandra qua davanti in prima persona è che come dire, la licenza SIAE per l'utilizzo di musica come base nei contenuti prodotti e pubblicati da una web TV è una licenza che il cui costo per una web TV può
di diritto, non è detto che sia così, ma può di diritto essere superiore rispetto all'utile di quella web TV, nel senso che queste licenze hanno dei minimi garantiti, ovvero si ha e presume che nel momento in cui inizi ad utilizzare musica come base per un contenuto audiovisivo tu guadagni almeno X, dopodiché che tu guadagni o che tu non guadagni dall'utilizzo di quella musica e di quel video poco cambia, la pretesa è quella di avere alla fine dell'anno un minimo garantito. Siccome sin qui, e nonostante le tante speranze, quando parti con una web TV non sai se arriverai a guadagnare quel tanto o quel poco che è la base d'asta, tra virgolette, per SIAE, il risultato è che anche qui si corre il rischio a voler essere assolutamente corretti e quindi ad acquistare la materia prima alla fonte, quindi i diritti d'autore da SIAE per riutilizzarli all'interno dei propri contenuti audiovisivi, di essere chiamati a pagare più di quello che poi si guadagna. Non c'è altra soluzione? La soluzione ancora una volta è non guardare a musica presente nel repertorio SIAE, ma guardare viceversa a musica presente in altri repertori o resa disponibile con modalità Creative Commons. Questo sempre ovviamente che la base musicale non sia un fatto determinante in relazione al contenuto che si sta producendo, perché se a quel punto io devo necessariamente utilizzare quell'opera, non ho un'altra soluzione rispetto che perfezionare la licenza e sperare che, come dire, alla fine dell'anno guadagnerò più di quello che quella licenza mi costa. E siamo quindi, diciamo, al terzo step importante. Per accendere comunico ad Agicom, mi iscrivo a ROC e vado ad acquistare i diritti d'autore, o mi preoccupo di essere in regola con i diritti d'autore sui contenuti digitali tutti, e quindi immagini, testi, foto e video che reimpiego per produrre dei contenuti. Ovviamente ci siamo anche detti, vado a perfezionare uno o più accordi per vendere sostanzialmente pubblicità attraverso il mio canale. E poi arriviamo probabilmente al cuore del problema. Ho scelto di fare informazione, ho scelto di dare la notizia delle dimissioni del Papa, e ho scelto di seguire, perché probabilmente ci avrei guadagnato di più, almeno in termini di durata, la crisi di governo, l'elezione del Presidente della Repubblica le nomine degli incarichi agli aspiranti Presidenti del Consiglio dei Ministri. Ho scelto sostanzialmente di fare informazione. Posso star tranquillo? Sono in un paese normale dal punto di vista della libertà di informazione, e quindi, come dire, sono in un paese nel quale l'ordinamento è scritto in maniera tale da garantire, le leggi sono scritte in maniera tale da garantire, non dico che io abbia un premio se faccio informazione, ma che perlomeno possa farla senza guadagnarci, ma senza neppure rimetterci in salute, in soldi e in libertà. No. Il report del 2012 di Reporters Sans Frontières dice in realtà che l'Italia è 57esima al mondo in termini di libertà di informazione. E da giurista, come dire, faccio ammenda per la categoria in generale, nel senso che la colpa è tutta nostra, cioè la colpa è tutta delle leggi, nel senso che l'impianto normativo italiano è essenzialmente scritto anziché per promuovere l'attività di chi fa informazione, per limitarla quanto più possibile. Anche qui, spesso e volentieri, se fermate qualcuno per strada e chiedete se nel nostro paese c'è pluralismo e libertà di informazione, la risposta che vi sentite dire, certo, si può dire tutto in TV, e ci stanno un sacco di TV e un sacco di giornali. E questo è esattamente il cuore del problema, perché tutto questo è vero, ma nello stesso momento è assolutamente vero che poi il sistema normativo è costruito in maniera tale forse da non far finire in galera un blogger, come accade in Cina piuttosto che in Bangladesh, però certamente da poter consentire a chi voglia di minacciare
fondatamente o in maniera apparentemente fondata ad un videoblogger la galera, e la minaccia basata sulla norma è un'arma ben più pericolosa di una norma che chiaramente ti dica se lo fai, se parli male del regime finisci in galera, perché lì, siccome io lo so in partenza che c'è questa equazione, è come dire, prima di iniziare a farlo scelgo di consapevolmente di mettermi ai confini del mondo, di mascherare la mia identità, di fare una scelta di vita. Se viceversa apro la Costituzione e dico articolo 21 esercizio, chiunque ha il diritto di esercitare, di raccontare liberamente quello che pensa, e poi viceversa mi rendo conto che non è proprio così, beh, questa scelta non la faccio. Allora vediamo quali sono gli ostacoli, diciamo, visti da vicino per quanto possibile nell'epilogo di questa chiacchierata, maggiori che si incontrano. Il primo, in termini di diciamo attualità, è rappresentato certamente dal cosiddetto diritto all'oblio. Voi producete un video, lo caricate sul vostro canale e normalmente ve ne dimenticate, nel senso che quel video poi è abbandonato al corso della storia. Sarà un video che ha 1000 visualizzazioni nelle prime 3 ore e che poi ha ogni tanto negli anni qualche visualizzazione, per come i motori di ricerca porteranno traffico su quel contenuto. Difficilmente, perché non appartiene al modello di produzione e di diffusione di una web TV, andate a rimuovere quel video trascorso un anno, trascorso 2 anni o trascorsi 3 anni dalla sua pubblicazione. E però quella che si va diffondendo in maniera pericolosa da questo punto di vista è una regola non scritta che sostanzialmente dice che se dentro quel video voi avete dato la notizia del rinvio a giudizio di un personaggio politico, e come dire, lo avete fatto nel momento in cui l'agenzia ha battuto la notizia di quel rinvio a giudizio, e quindi lo avete fatto per una finalità certamente di cronaca ed in maniera certamente attuale, se poi disgraziatamente o fortunatamente per lui quel personaggio politico viene scagionato da ogni accusa nell'ambito di quel giudizio, e a distanza di X tempo da quando è stato scagionato un motore di ricerca continua a portare gli utenti sul vostro video, quel personaggio politico realisticamente va davanti al garante privacy, se siete fortunati, o all'autorità giudiziaria ordinaria, se siete meno fortunati, dove più fortunato e meno fortunato significa soltanto quanto mi costa fondamentalmente, per lamentare la circostanza che voi avete leso il suo diritto all'oblio, ovvero più che il suo diritto all'oblio, il suo diritto a che tutti noi dimenticassimo l'episodio del suo rinvio a giudizio. E qui naturalmente, come dire, la questione si fa assolutamente complicata, perché in realtà ho prodotto un contenuto audiovisivo esercitando il diritto di cronaca, nessuno mi sta contestando di aver violato la privacy di qualcuno al momento della produzione e pubblicazione di quel contenuto, me lo sono dimenticato tra virgolette, ma l'ho consapevolmente lasciato in realtà sul mio canale su YouTube, dopodiché non interviene nessun fatto nuovo, passa semplicemente del tempo, e però se io non lo rimuovo qualcuno potrebbe lamentare la lesione del diritto all'oblio e chiedermi cosa? Chiedermi la rimozione di quel contenuto audiovisivo e i danni perché ho indotto tanta gente a credere, perché poi sostanzialmente di questo si tratta, che a quel rinvio a giudizio non è seguito niente, o è seguito qualcosa di ancora peggiore, ma certamente non è seguito lo scagionamento del personaggio in questione da ogni accusa. E qui, come dire, non possiamo certamente approfondire più di tanto il tema in questa sede, ma diciamo che sostanzialmente esistono due punti di vista. Uno è appunto questo. Sono stato scagionato, non puoi più dare la notizia,
neppure semplicemente in maniera passiva, quindi neppure semplicemente lasciando lì un contenuto che avevi prodotto all'epoca del mio rinvio a giudizio. Se lo fai, per l'appunto mi risarcisci del danno che così facendo mi provochi. Il secondo punto di vista, viceversa, è un punto di vista che dice no, non hai l'obbligo di rimuovere il contenuto audiovisivo, ma hai piuttosto l'obbligo, a richiesta, di linkare quel contenuto audiovisivo nel quale davi la notizia del rinvio a giudizio con fonti successive ed ulteriori attraverso le quali si è data la notizia del fatto che quello stesso personaggio era poi stato scagionato da ogni accusa. Il problema qual è? È che nella tesi A, nella tesi B, nell'ipotesi A, nell'ipotesi B sono calati dentro la norma e scritti nella maniera tutto sommato semplice nella quale ve lo sto raccontando, e che quindi nell'ultimo anno, se prendo semplicemente un intervallo brevissimo, noi abbiamo assistito ad ipotesi in cui dei giornali online sono stati condannati per non aver rimosso dei contenuti che riguardavano episodi di questo genere pubblicati in passato ma non appunto cancellati, e altre ipotesi, alcune addirittura più recenti, in cui viceversa il garante privacy ha in prima persona detto non c'è nessun obbligo di rimozione o di cancellazione dei vecchi contenuti, ma c'è viceversa un obbligo di aggiornamento, per cui devo linkare il vecchio col nuovo in maniera tale da dare una visione integrale e quindi corretta del fatto. Ancora una volta l'incertezza diventa evidentemente la cifra di riferimento, e l'incertezza è il pericolo più serio. Altro limite assolutamente diffuso alla libertà di informazione, e poi mi fermerei. La privacy vale un po' la regola in realtà che ci siamo raccontati quando abbiamo parlato del diritto d'autore, quando vi dicevo ma sembra uno sconfinato supermercato, se non fosse che sugli scaffali non c'è scritto come e a quanto viene venduta la roba. E esattamente la stessa regola in realtà vale per le informazioni personali che sono disponibili in rete, no? Chiunque di noi voglia raccontare una storia attraverso un contenuto audiovisivo su una determinata persona, a oggi l'imbarazzo della scelta, soprattutto nella dimensione social, sulla quantità e qualità di informazioni da aggregare. È tutto disponibile, e il fatto che sia tutto disponibile e liberamente accessibile realtà determina anche il convincimento che sia tutto ugualmente liberamente riutilizzabile. Naturalmente non è così, neppure sotto il profilo della privacy. Qui la partita è per un verso più semplice e per altro verso però poi più complessa. Più semplice perché? Più semplice perché la regola generale c'è, e la regola generale dice che il reimpiego di quella informazione personale, di quel dato personale che ho trovato online per una finalità legata al diritto di cronaca è effettivamente esimente, vale effettivamente a giustificare il trattamento di quei dati personali. E quindi dal punto di vista del principio qui è più facile, a differenza di quello che accade nel diritto d'autore, qui il diritto di cronaca tra virgolette prevale sempre sul diritto alla privacy. Più complicato perché in realtà dentro questo principio generale raccontato per approssimazione, se scendo nel dettaglio mi rendo conto che non il riutilizzo di qualsiasi informazione personale per finalità di cronaca risulta giustificato, ma solo di quel numero minimo di informazioni personali il cui impiego è effettivamente necessario per raccontare in maniera efficace la storia che voglio raccontare. Quindi come dire, i dati personali che attengono all'universo, diciamo, del colore, del gossip, e che pure sono frequentemente utilizzati anche nel pezzo di cronaca nera perché determinano appeal, o magari perché sono, come dire, hanno un valore di ritratto rispetto al personaggio, molto spesso il garante dice guarda che per raccontare di un omicidio
in cui si è escluso il movente passionale, tu di raccontare che il soggetto ucciso era noto perché aveva più amanti non hai nessun bisogno, perché non è in discussione il fatto che magari sia stato ammazzato per quella ragione. Quindi anche qui, come dire, poi il confine diventa assolutamente labile. Io mi taccio e do la parola a Giampaolo o a voi per eventuali domande. Allora, credo abbiamo ancora un quarto d'ora, no? 10 minuti, un quarto d'ora. No, credo che dobbiamo chiudere alle 13 meno qualcosa. Io avevo portato da farvi vedere queste regole che ci siamo dati da associare a quanto... No, scusate, aspettate, vi metto la presentazione perché riparto da lì e poi vi faccio vedere uno di quei video che vi avevo raccontato. Come vedete la materia è molto complessa, ci sono alcuni aspetti legati alla regolamentazione, alcuni paletti, step da seguire. Noi ci siamo dati nella nostra attività alcuni punti e alcuni passi che vanno a integrarsi con quanto ci ha detto oggi Guido in fase di apertura di un progetto di Web TV. Intanto, a scanso di equivoci, diciamo questo, che social TV noi qui la intendiamo in un senso più lato, più allargato rispetto al mercato americano, anglosassone. La social TV in America è considerata quella realizzata dai grandi broadcaster che poi in qualche modo rimbalza sui social network e sulle piattaforme mobili. In Italia questo non è così, anche in Europa c'è un concetto più allargato e quindi parliamo anche di esperienze legate alla rete che però rimbalzano e utilizzano i social network. Questi sono alcuni passi che peraltro trovate anche su altratv.tv e in alcuni post li ripubblicheremo sicuramente online e scrivendoci potete comunque vi inviamo la presentazione. In questi 7 passi ci siamo dati alcune regole tra cui la cosa importante è specializzarsi in un percorso di elaborazione nella squadra che vuole realizzare una web TV e una social TV. Occorre creare delle alleanze, abbiamo detto, sul territorio. Uno dei passi che aveva sottolineato Guido era quello legato anche a degli accordi, gli accordi commerciali, quindi entrare in relazione con degli stakeholders, però occorre specializzarsi in questo percorso, quindi capire chi fa cosa e non il videomaker a tutto tondo ormai abbandonato da alcuni tempi. Schierare un buon piano editoriale, pianificare le vostre uscite, far sì che ci sia una presenza ricorrente nella programmazione della vostra social TV, non essere silenti, quindi riuscire a pianificare anche le uscite, a presidiare quello che sono le conversazioni sulla rete, le conversazioni sui social network. Passo al punto 3, con una creazione di un team commerciale. Questo è un passo importante per una sostenibilità economica del progetto, cioè occorre che ci sia una squadra composta da una o più persone che faccia scouting, come va di moda adesso come termine, scouting, però in questo caso nobile, commerciale, per capire come sostenersi sul territorio, anche scegliendo un percorso molto verticale. Dialogare quindi con la PA, con le piccole e medie imprese, ma anche col terzo settore, far sì che si possa diventare dei consulenti di comunicazione digitale per queste realtà. Nella nostra così, idea di questo percorso abbiamo inserito anche una serializzazione dell'offerta rispetto al meccanismo di eventizzazione della rete. Noi abbiamo tanti eventi sul territorio o eventi che rimbalzano con un taglio nazionale, è importante che ci sia una serialità dell'offerta. Si sta facendo di fatto anche così, c'è una moltiplicazione delle web series, dei format creati dalle stesse web TV che vengono lanciati con una certa ricorrenza. Insomma, il concetto del palinsesto non si è totalmente abbandonato, quindi si sta riprogrammando in una logica di aggiornamenti costanti. Passo quinto è quello dei social network, essere sostanzialmente molto integrati in una logica di dialogo costante, non pura vetrina di quello che si viene a pubblicare. Ecco che qui una figura specializzata di social media specialist, social media curator, social media manager, chiamatelo come volete, ma qualcuno che presidi questi social network diventa fondamentale. Nei casi di successo raccontati prima, quasi ogni realtà aveva una figura di riferimento che presidiava questi social e creava una comunicazione con la community di riferimento. Device mobili, poi oggi pomeriggio ne parleremo un po' meglio, ma le app, quasi molte web TV nate nell'ultimo anno le hanno implementate nel ciclo produttivo, anche investendo un budget adeguato per realizzare queste app, e alcune hanno iniziato a implementarle anche in logica freemium, quindi una parte di contenuti gratuiti, un'altra parte a pagamento.
anche se non si arriva al modello del pagamento e un revenue sharing di quello che poi viene a essere come progetto di app, in realtà diventa importante perché è un'alfabetizzazione, quindi entrare con un'app e proporre anche dei contenuti a pagamento, premium o come li volete considerare, alza l'asticella anche rispetto al pubblico col quale si parla. E poi il passo 7, che noi ormai ripetiamo ormai dal 2004, ma lo manteniamo sempre come riferimento, è quell'idea di andare oltre la rete, organizzare degli eventi sul territorio, organizzare delle presentazioni, dei flash mob, degli incontri, quindi soprattutto per tutte quelle antenne di social TV che non fanno canali verticali, ma anche per i canali verticali vale questo ragionamento, riuscire a creare delle aggregazioni offline, quindi questa idea che oggi anche abbiamo discusso con Gaffuri di Rai Nuovi Media, cioè questa idea della transmedialità, di riuscire ad andare dall'online all'offline. Io nel passare la palla a voi per un paio di domande volevo farvi vedere un video che è un modello che abbiamo raccontato in alcuni nostri laboratori. In alcuni casi è un modello d'eccellenza questo a cui riferirsi. Molte web TV, molte social TV iniziano ad avere piccoli studi di produzione anche mobili con i quali raccontare quello che avviene sul territorio. Piccoli studi adibiti con Chroma Key, esperienze anche di live streaming. Vi faccio vedere questa esperienza che fa riferimento a The Stream, che è un format di Al Jazeera nato nel maggio 2011, quindi un paio di anni fa, ed è Al Jazeera, canale inglese, lo si realizza da Washington, però loro hanno implementato tutti i meccanismi social all'interno di questo format, inserendo una scaletta sostanzialmente che è condivisa con la community in rete. Vedrete tanti elementi, vi faccio vedere un paio di minuti, che fanno riferimento anche a un nuovo modello di una televisione satellitare che però dialoga con i social e che può essere anche un riferimento per chi abbia voglia di fare social TV avendo predisponendo di uno studio televisivo. Aspettate che vi metto anche il volume, che l'avevo tolto prima per non disturbare il nostro avvocato, quindi ve lo rimetto qui. Prendetelo proprio come modello, così attendere, però alcuni elementi che sono stati inseriti possono essere mutuati anche nelle vostre produzioni, con tutte le dovute distinzioni rispetto agli studi che poi questi. Hi, I'm Lisa Fletcher, and you're in the stream. Today, threats from North Korea. How should nations respond to Pyongyang? And what's holding back more effective engagement with the country? Our digital producer, Malika Bilal, is here looking out for your live feedback, so tweet her and use the hashtag AJStream. Malika, you know, North Korea getting more media attention than it's seen in decades, making a lot of people really curious about what really goes on inside that country. Exactly, and that curiosity is there because there seems to be this general lack of knowledge about North Korea. So we asked our community, you know, va bene, non voglio rubare del tempo alle potenziali domande. Andatelo a vedere perché è un esperimento interessante. C'è anche il video ritrovo di Google Plus. Molte social TV iniziano ad utilizzare Google Plus come video ritrovo, totalmente gratuito, che consente anche una buona resa. Quindi vedete come nel flusso di questa trasmissione quotidiana c'è un rimando continuo a tutti i social attivati, gli account degli ospiti che oggi sono, che anche questa stagione televisiva sono stati implementati dalla televisione. Insomma, prendetelo come modello, andatelo a vedere perché alcune cose si possono proprio anche inserire nelle produzioni, ovviamente più casalinghe, ma le produzioni della social TV. Questo è quanto, abbiamo qualche minuto per qualche domanda. Se ci sono. Le parole sono importanti, le slide sono importanti. Sì, slide sono importanti. Lo mettiamo a disposizione assolutamente. Se non doveste trovarlo, lo mettiamo a disposizione sul blog di Altra TV. Se non doveste trovarlo, se scrivete su info@altratv.tv, c'è sempre qualcuno, ovviamente quel qualcuno che è il nostro community specialist, che risponderà e vi manderà la presentazione, cioè questi passi, e magari vi segnalerà questo link. Invece una domanda più specifica, volevo capire un po'. Mi ha colpito un po' quella frase che dicevi tu poco fa, cioè il videomaker abbandonato a se stesso non ha più senso in questo momento, no? Volevo che un attimo tornassi su questo punto, cioè nel senso, io l'ho interpretato così, immagino che aprire una web TV un po' alla cieca, no? Inserendo semplicemente dei contributi video, magari sul territorio, prodotti da
videomaker o comunque web journalist, chiamiamolo come vogliamo, più o meno validi, può anche non produrre risultati, ho capito sì. Bene? Cioè noi ci stiamo rendendo conto che in realtà può essere interessante vedere qualcuno che in toto realizzi contenuti video, mandi la diretta, ci sono alcune esperienze di successo in questo senso qui, però non diventa sostenibile come progetto. Se si ha voglia di costruire un progetto di social TV che diventi una sorta di impresa di comunicazione, occorre partire da una squadra che abbia delle competenze, degli skills specifici, individuare qualcuno che si occupi anche della parte commerciale che non può essere tralasciata e quindi impostare un piano di lavoro che poi può essere un business model, chiamatelo come volete, ma da soli non si va molto oltre, almeno queste sono state le esperienze. Non a caso la sessantina di web TV che sono venuti a mancare nell'ultimo anno, e nel pomeriggio con i dati Netizen vedremo che sono una sessantina di realtà che erano quelle meno strutturate ma che ambivano a diventare imprese di comunicazione. Quindi l'esperienza amatoriale è assolutamente da elogiare, da incentivare, però se si ha voglia di costruire un progetto di comunicazione, far diventare una web TV, una social TV, un proprio lavoro, occorre strutturarsi, quindi con competenze specifiche. Ah, io volevo ricollegarmi a quello che ha detto prima la giornalista su questo tema, cioè nel senso che ci può essere anche il rischio, insomma, lei parlava prima, cioè sono d'accordo, insomma, che non è, non bisogna concentrarsi soltanto sulla la tecnologia, gli strumenti, insomma, basta poco, diciamo, non diciamo il sufficiente. Dall'altra parte diciamo, c'è anche poca discussione, forse anche poca, visto in una slide, sulla preparazione, sulla specializzazione, questo è stato molto esplicito. Cioè, io vedo molta concentrazione sugli strumenti, cioè, sull'analisi di cosa funziona, di cosa non funziona. Però poi vediamo i contenuti hanno dei bug, hanno dei cluster che non funzionano. Dall'altra parte poi c'è anche un'altra provocazione, discussione più che altro, che è diciamo, la figura di questi aggregatori. Sono d'accordo che fare web TV da soli sì, so buone idee, però non si entra in un mercato, non si entra con un'utenza più larga, ma poi le logiche mode, cioè di questi piccoli spazi, piccole web TV che diventano delle grandi imprese di comunicazione, cioè quando diventano così note, poi entrano in un mercato di consumo, quindi c'è il rischio anche di una gestione di idee, di una gestione politica, di un dominio. Questo vuol dire è anche logico, però dico ci sono dei filtri, insomma. Però questo è quello che noi diciamo, è una contraddizione che noi affrontiamo da quando siamo nati come osservatorio e poi con la federazione. Chi ha voglia di continuare a raccontare con la propria web TV, col proprio canale YouTube, quello che accade senza filtri, senza mediazione, che ben venga, è una meraviglia questo. Il tema è che c'è una spinta da parte di alcuni e diventano sempre più numerosi che avrebbero l'ambizione di creare delle imprese di comunicazione. Per essere delle imprese di comunicazione occorre scalare il progetto, non può rimanere quell'esperienza senza mediazione, o meglio, puoi mantenere tu un presidio di contenuti, ma poi devi strutturarti con un progetto più complesso, quindi vanno bene tutte le esperienze dal basso, ma per chi ha voglia di fare quel salto imprenditoriale, perché parliamo di salto imprenditoriale, occorre essere scalabili come progetto. Sulla tecnologia, abbiamo dedicato poco tempo alla tecnologia, però quello che penso a livello personale, se si ha un budget allocato, strutturatelo con un'attività anche proprio legata a una parte editoriale, stendete un progetto che non pregiudichi tutto il budget allocato sulla parte mezzi, quindi sulla parte distributiva e produttiva. Oggi con mezzi produttivi e distributivi, non ovviamente a costo zero, ma con mezzi più contenuti si può ottenere molto. Sulla distribuzione, per esempio, adesso molti hanno iniziato ad utilizzare il satellite, che fino a un anno e mezzo fa era improponibile come costi di accesso. Alcune web TV dove non arriva il terrestre, la banda larga, trasmettono il live streaming con il satellite. Con costi contenuti, perché adesso il costo un'ora di satellite costa poche centinaia di euro rispetto, ma credo anche qualcosa di meno. Io poi non sono un esperto della parte tecnica distributiva, però insomma
si sta spostando tutta l'economia di spesa nella realizzazione di un progetto di web TV. Poi, ripeto, in questo ecosistema digitale c'è chi lo fa a livello amatoriale, c'è chi invece vuole diventare impresa di comunicazione. Scusate, io non sono un giornalista, sono un appassionato. Io ho questo dubbio sul concetto di diciamo web TV come copia della televisione mainstream, ovvero io non riesco a capire per il mio utilizzo per esempio quotidiano degli strumenti del video digitale se la web TV è un deposito, cioè diventa un deposito di storie, quindi una forma di video on demand in cui si va a vedere quello che si vuole, o se ha ancora senso creare dei palinsesti in cui succedono delle cose nell'arco della giornata, uno si collega e vede delle cose. Questo non l'ho mai capito. Allora, anche lì il tema, noi siamo nati nel 2004 con Freccero e con l'idea del palinsesto, poi in realtà Freccero ha cambiato anche nell'ultimo libro e negli ultimi scritti, negli ultimi tempi, questa idea del palinsesto da smontare. E l'idea di massima è ancorare la propria web TV a degli appuntamenti ricorrenti, che non è il palinsesto, ma è dare degli appuntamenti ricorrenti, dare il clock radiofonico che però messo sulla social TV, quindi magari dire questo giorno esco con questo evento, in parte con questo appuntamento, con questa trasmissione, con questa webserie, con questa puntata, e poi però aggiornare in maniera costante. La strada non è la replica di quello che fa la televisione, anche la televisione locale, che peraltro sta chiudendo, perché le televisioni locali stanno chiudendo, ma è trovare una chiave alternativa, storie laterali, raccontare il territorio. Per esempio funzionano molto bene quelle web TV che raccontano fatti che non si trovano neppure sul giornale locale. A Bologna, io vivo a Bologna, ci sono esperienze di web TV che raccontano quello che accade sotto casa, le storie delle botteghe, raccontano i personaggi della città, gli eventi che non sono coperti e che magari intercettano community specifiche che magari hanno un alto valore potenziale. Anche lì, diceva Guido, non è importante la metrica dell'accesso, seppur poi in alcune logiche commerciali diventa rilevante, ma la metrica del gradimento, quindi dell'ingaggio che tu hai con il pubblico. Se però vai sul terreno del format della televisione anche locale, non vinci, tu devi vincere in modo laterale, devi raccontare quello che avviene sul territorio, devi aggregare in questo senso qui. Almeno questo è quello che penso io. L'ultima domanda, sempre sul modello di business, ricollegandomi a quel dubbio di quel signore lì. Sì, anche a me in effetti viene il dubbio, cioè da giornalista penso, come faccio a, tra virgolette, lo dico in senso buono, fare un compromesso con le aziende locali e le TV, che ne so, e la pubblica amministrazione, e poi magari l'indomani non posso parlarne male. Il problema però si replica per tutti i giornali, la verità è questa, cioè nel senso che qualunque quotidiano locale deve fare conti con questa realtà, però non per questo non accetta la pubblicità o quello che paga la pubblicità. Il punto secondo me qual è? Bisogna trovare una reciproca convenienza, cioè nel senso che la pubblica amministrazione, per esempio, deve trovare per forza valido quel progetto per cui vale la pena spendere soldi, anche se poi tra 10 giorni parlano male di me. E questo è il punto. Solo che, arrivo alla domanda, mentre decine di anni per TV locali o giornali locali hanno fatto passare questo messaggio, che poi alla fine non fa una piega, per il web ancora siamo lontani in un territorio, per cui, che ne so, il sindaco X, una volta che parlo male di lui perché ha fatto male il piano regolatorio, non mi darà una lira per la web TV. E questo è il punto, cioè manca ancora quella credibilità del mezzo a livello locale, intendo, per cui nella città piccola, media, medio grande, è difficile far passare il messaggio per cui anche la web TV, o comunque parlo del giornalismo web in genere, deve funzionare come quello che, cioè no, cioè non può funzionare diversamente. Quindi io comprendo assolutamente quella domanda e la riformulo in un altro modo, cioè quanto tempo ci vorrà adesso prima che anche la web TV o il giornale web diventi credibile in questo senso? Se poi mi si chiedono i numeri sono bassi, cioè è un cane che si morde la coda.
O sono troppo pessimista? Non so. No, la difficoltà è oggettiva. Alcuni casi tra i nostri, tra le web TV che raccontiamo, o la Channel in Basilicata che fa denunce ambientali e che poi però non riceve finanziamenti dal territorio, oppure anche c'è una web TV di Molfetta alla quale è stato vietato l'ingresso nel Consiglio Comunale, quindi non neanche l'accesso ai finanziamenti per quella parte lì, quando ho iniziato a parlare male del sindaco e degli assessori. Sì, però io qui io non so se è un problema di credibilità del mezzo o di sensibilità del territorio, nel senso che credo sia anche un atteggiamento di provincialismo proprio del territorio, ancora fatto. Quindi non so, forse deve passare in questo senso qui molto, molto tempo. Peraltro vi dico che di questo parleremo alle 18 con Tiziana Prezzo di Sky, con Riccardo Staglianò di Repubblica, perché c'è un panel su i watchdog, cioè i canali di denuncia, le web TV di denuncia. Uno dei temi fondanti è come sostenermi economicamente se denuncio quello che accade sul territorio e il territorio non mi finanzia. Non ho risposte, tu Guido? La risposta è dentro di noi ed è la seconda che hai detto. Altre domande no? Bene, io vi ringrazio e buon festival. Grazie Guido Scorza.